Elisa Fiorini, responsabile e coordinatrice del presepe vivente della frazione Bandito di Bra. Domenica 30 dicembre è la prima delle due tappe di questo presepe della frazione. Innanzitutto, per chi viene a visitarlo, insomma, che cosa trova, che cosa può visitare in questo presepe? Trova tutto il nostro amore, tutta la nostra voglia di far conoscere la Natività, il vero momento cristiano della nascita del nostro Signore. È fatto con tutto il cuore, dai nostri volontari, dalle persone. Noi abbiamo giovani che ci seguono, proprio giovanissimi, e anche persone adulte fino addirittura ai 90 anni, e ci aiutano a preparare questo presepe che il lavoro è lungo, è faticoso, è laborioso. È cominciato il 24 di novembre, abbiamo iniziato a fare questo presepe. Penso che le persone che vengono qui trovino il calore di una comunità molto unita e molto legata. Ed è questa una tradizione che va avanti ormai da tantissimi anni e che speriamo di poter portare avanti. Esatto, quanti anni sono che Bandito ospita il suo presepe vivente? Allora, il primo anno è stato nel 1986. Poi ha proseguito per tantissimi anni, poi è stato un pochettino interrotto e poi è ripreso alla grande dal 2000 in avanti. Non è mai più terminato, è sempre continuato. Io sono ormai dal 2011 che seguo questo presepe, che ogni anno comunque viene rinnovato, ogni anno si modifica, ogni anno diamo alle persone che ci vengono a trovare un presepe diverso, un presepe nuovo. Tre figuranti, quindi ci sono frazionisti, persone e non solo. Appartenenti al comitato di frazione piuttosto che parrocchiani, quindi una comunità, quella di Bandito, che si unisce e lavora insieme per questa manifestazione. Assolutamente sì, e poi c'è anche gente non di Bandito, Bra, Cherasco. Noi uniamo tutte le persone che hanno piacere di darci una mano, sia come figuranti che come allestimento delle presepe. Sono sempre ben accetti, le nostre porte sono spalancate sempre a tutti, sì. Poi quest'anno in modo particolare volevo ringraziare il comitato che ci ha proprio veramente aiutato e supportato in una maniera squisita e fantastica, ha unito ancora di più la nostra comunità. Tra l'altro ricordiamolo anche nel video che questa è la prima tappa, invece la seconda, per chi non è riuscito a venire adesso, può venire in un altro appuntamento, che sarà quello? Del 6 di gennaio, il giorno dell'Epifania, col medesimo orario dalle 15.30 alle 19.00. Sempre nei locali accanto alla parrocchia di Bandito. Sì, assolutamente sì.